un 99 secondi dedicato questa volta al running. Siamo qui nel Nike Stadium di Milano, questo a Lanza, e alle mie spalle potete cominciare a scorgere i capi della collezione autunno-inverno che saranno disponibili nei negozi a settembre. Non posso farveli vedere molto perché mi hanno detto che c'è anche un po' di embargo su alcuni prodotti. Comunque guardate bene il video, cercate di catturare qualche emozione. L'evento è interessantissimo, praticamente c'è una svolta decisamente fashionista di Nike, per chi non se ne fosse già accorto lo succede da tempo, e sono anche interessati i nuovi modelli, quelli diciamo da running per il mondo femminile. Tra l'altro vedete alle mie spalle le foto della Nike, della Night Run, che è stata la corsa che ha visto Nike impegnata con la città di Milano, la corsa tutta al femminile, e devo dire è stato anche un successo. Guardate dietro di me, quella che vedete è la mitica Chiara Ferragni, caro Silvio De Rossi, tu sarai contentissimo. E come dire, beh, insomma, i prodotti sono interessanti, c'è una nuova ricerca di materiali sicuramente più pregiati, un maggior incremento della natura tecnica dei prodotti, cosa non da poco visto che oramai anche il fashion si deve ben coniugare con la tecnologia. Del resto, parlando di techno fitness, oramai la tecnologia è fondamentale per quanto riguarda l'utilizzo del prodotto. Beh, cioè devo dire che Nike è riuscito a coniugare sia la moda sia la tecnicità del prodotto in una, come dire, in una collezione nuova che arriverà nei negozi, sia per quanto riguarda l'abbigliamento per il running, le scarpe, ma anche qualcosa di un po' più fashion, di un po' più elegante. Quindi qui dal Nike Stadium di Milano per la presentazione dei prodotti Nike per l'inverno, l'autunno-inverno 2013, Michele Ficarra da 99 secondi per il Tecno Fitness, e sempre naturalmente senza timore.